In questo video daremo la risposta numerosa delle domande che ci avete posto sull'IBAN delle carte PostePay. Quindi cominciamo. L'IBAN di una PostePay è un codice univoco composto da 27 caratteri. Inizia con le lettere IT, identificativo usato a livello internazionale per il paese Italia, e presegue una delle serie di lettere e numeri. È importante dire che la PostePay Evolution è una delle uniche carte che ha un IBAN, mentre tante altre versioni sono sprovviste. Dove trovo l'IBAN? È semplice, basta entrare nell'area di riserva di postepay.it oppure accedere all'app PostePay e selezionare la tua PostePay Evolution. Puoi anche richiederlo al numero verde 800 00 33 22. Ogni un ufficio postale. In questa slide potete vedere un esempio di un IBAN fittizio in una carta PostePay Evolution. L'IBAN è il codice internazionale che consente di identificare in modo univoco un conto corrente bancario. È composto dai seguenti elementi: paese più CIN euro più CIR più codice ABI, codice CAB, numero conto corrente. Il controllo delle cifre dell'IBAN consiste in due cifre nelle posizioni 3 e 4 dell'IBAN. Viene calcolato utilizzando l'algoritmo MOD97 e fornisce il controllo dell'integrità primaria dello Standard International Bank Account Number, supporto per tutti i 116 paesi. Quindi per l'Italia il codice IBAN è lungo 27 caratteri, sempre maiuscoli e senza caratteri speciali. L'IBAN è dedotto dal numero di conto corrente interno della banca e identificativo univocamente, un conto corrente a livello mondiale. Come si fa a fare un bonifico su PostePay? Basta andare su Bonifico PostePay Evolution, effettuare l'accesso con le proprie credenziali. Visitare la sezione dedicata alle compilazioni del bonifico di PostePay. Inserire il codice IBAN del destinatario. Indicare l'importo e la causale della transazione.